Ben ritrovati amici telespettatori di Cilento Channel, un nuovo appuntamento della nostra rubrica settimanale Nutrizione e Benessere. Questa settimana parliamo di un pesce molto conosciuto anche nelle nostre zone, con delle importanti proprietà nutrizionali, perché è uno di quei pesci che appartiene alla categoria dei cosiddetti pesci azzurri e quindi che ben sappiamo quanto bene fanno alla salute. In particolare oggi appunto parleremo dello sgombro, anche conosciuto come lacerto o maccarello. È un pesce molto pescato anche nelle nostre zone, tanto da essere inserito dall'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura in quelle categorie di pesce a rischio di estinzione. Lo troviamo, come detto, nel Mar Mediterraneo, molto lungo le nostre zone tirreniche, ma anche quelle ligure, ioniche, ma è un pesce che troviamo anche nel Mar Atlantico settentrionale, nel Mar Baltico e così via. È una tipologia di pesce che è anche molto consumato e che ben si presta a quelle alimentazioni di tipo mediterraneo che seguiamo soprattutto nelle nostre zone e che quindi si presta bene ad essere inserito, ad essere una variante a quella frequenza di 3-4 volte a settimana in cui dobbiamo consumare il pesce. È un pesce conosciuto ovviamente fin dai tempi antichi, soprattutto dai romani, che lo utilizzavano in una maniera particolare. Noi oggi in commercio in effetti lo possiamo trovare sia fresco che conservato in scatola. I romani in particolare non lo consumavano fresco, ma lo maceravano con degli aromi e lo consumavano una volta che si era ridotto quasi ad una pasta. Come si presenta? È un pesce abbastanza slanciato, compresso ai fianchi con una bocca abbastanza grande e dei denti piccoli, ma la sua caratteristica principale è quella di avere dei colori molto vivaci che vanno dal verde azzurrato al blu con delle striature verticali un pochettino più scure. Generalmente lo si trova anche, passa, essendo un pesce pelagico, diciamo, passa la maggior parte della vita al largo per avvicinarsi nel periodo tra la primavera e l'estate, tra maggio e giugno, più verso le coste. Si nutre di microrganismi, ma anche di piccoli pesci, quali alici e sardine. Vediamone quindi i valori nutrizionali. 100 grammi apportano all'incirca 170 calorie, ma è ricco soprattutto di sali minerali, ma anche vitamine. È un pesce che appartiene alla prima categoria fondamentale degli alimenti, un pesce comunque grasso e anche abbastanza calorico, però come detto, essendo un pesce azzurro, è molto ricco in acidi grassi polinsaturi, soprattutto EPA e DHA. Quindi quali sono le proprietà che possiamo trarre dal consumo di questo pesce? Sicuramente, come detto, è ricco di proteine, ha un altissimo contenuto di proteine ad elevato valore biologico, quindi con moltissimi amminoacidi essenziali. E queste proteine sono importanti, per esempio, negli sportivi, ma anche in chi è a dieta, perché sono facilmente digeribili, ma hanno anche un maggior potere saziante. Come detto, è ricco di acidi grassi polinsaturi, quindi sappiamo che fanno molto bene alla salute cardiovascolare perché ci aiutano a tenere sotto controllo i livelli di ipertensione, ma anche di trigliceridi e lo stato di infiammazione generale. Abbiamo detto anche che è ricco in sali minerali, in effetti contiene iodio, che è importante per il corretto funzionamento della ghiandola tiroidea, ma contiene anche fosforo e vitamina D, la cui combinazione è importante per la salute dell'apparato scheletrico e quindi anche per prevenire l'osteoporosi. I valori che abbiamo detto e queste proprietà, diciamo, sono conservate abbastanza sia nel prodotto fresco che in quello in scatola. Chiaramente in scatola aumentano leggermente le calorie e aumenta anche la percentuale, il contenuto di sodio, questo per il liquido di conservazione. In cucina si presta a diverse ricette, però probabilmente quella con cui viene cucinato più spesso è alla griglia. Ricordiamo anche la porzione media, che è di circa 150
grammi, e infine le controindicazioni. È sconsigliato a chi soffre di gotta, di iperuricemia, per chi è allergico, e ovviamente dobbiamo fare un po' di attenzione per quanto riguarda il colesterolo, che è una buona quantità, ma se lo paragoniamo ad altri alimenti ci rendiamo conto che in effetti lo scombro ha per 100 grammi un contenuto di colesterolo inferiore a quello delle uova e pari quindi a quello delle carni bianche. Quindi è un alimento sicuramente prezioso che dobbiamo inserire nella nostra alimentazione, come detto prima, su un modello mediterraneo che quindi ci prevede per tutta la settimana una frequenza del consumo di pesce di 3-4 volte a settimana. Bene, io vi rimando come sempre all'articolo che troverete sul sito e sui social di Cilento Channel, così come sulla mia pagina Facebook Studio Nutrizione e Benessere. Vi invito come sempre a scrivere anche un'email a nutrizionericci@virgilio.it per fare delle domande sull'argomento trattato, per proporre degli argomenti nuovi che volete vengano trattati nella nostra rubrica, che come sempre torna la prossima settimana solo e sempre su Cilento Channel. Ciao!